ultimi tre pusher arrestati la scorsa settimana dalla Polizia di Stato nel corso del maxi blitz a Campo di Marte, zona calda dello spaccio aretino, sono già fuori. Erano stati sorpresi con 53 grammi tra hashish, marijuana e cocaina, ma in carcere alla fine hanno trascorso solamente una notte. La mattina successiva all'arresto i tre sono stati processati per direttissima per loro obbligo di firma in questura. Ci sono delle norme che vanno applicate, sull'applicazione delle norme decide il giudice che fa le sue valutazioni. Relativamente alla questione delle sostanze stupefacenti vengono valutati alcuni elementi come la quantità, la pericolosità del soggetto che è trovato in possesso di questa sostanza stupefacente, altri elementi che fanno sì che poi venga decisa in concreto e la misura cautelare e poi la pena quando ci sarà il processo. Il discrimine dunque è rappresentato dalla modica quantità. I tre erano stati infatti trovati solamente con alcune decine di grammi di stupefacente. Così come loro, la maggior parte dei piccoli spacciatori vengono sorpresi unicamente con piccole dosi. C'è un articolo che è del DPR sugli stupefacenti, che è l'articolo 75, che se un soggetto viene trovato in possesso di una quantità minima di sostanza stupefacente, si tratta solo di attività amministrativa, non viola la norma penale. Cosa si intende per piccole quantità? Pochi grammi di sostanza stupefacente, in particolare ci riferiamo al fumo, le quantità di fumo sono meno, destano diciamo meno allarme sociale nella popolazione, vengono valutate appunto in maniera diversa che non le droghe pesanti, addirittura le droghe sintetiche, quelle che fanno più danni sicuramente che non il fumo. E oltre alle modiche quantità, l'altro elemento è lo svuota carceri. Dunque la norma di per sé va al di là, secondo me, dello svuota carceri, perché la carcerazione preventiva, la misura cautelare, dovrebbe essere richiesta solo quando vi è un'esigenza. A volte il difensore non riesce a comprendere bene quali siano le decisioni del giudice che la applica, però al di là dello svuota carcere credo che dovrebbe essere, salvo i casi particolari, i casi più gravi, demandato al termine del processo l'applicazione della pena e l'espiazione, diciamo.